Bentornato sul mio canale YouTube, buona e fortunata settimana. Qual è il segnale oggi? Guarda il video per scoprirlo. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 20 febbraio 2021. Oroscopo Toro di oggi. Energia finalizzata a scopi utili. La grinta della Luna abbracciata a Marte vi sostiene per quasi tutto il giorno, almeno fino al tardo pomeriggio, quando la bianca signora cambia di segno, ma ormai il più è fatto, perciò potete anche prendervi una pausa e rilassarvi in buona compagnia. A darvi forza ma soprattutto a indirizzarvi verso obiettivi concreti, Plutone autorevole in trigono, punto. Meglio non farsi sviare da questioni sentimentali, che lasciano il tempo che trovano. Al primo posto, finanze e naturalmente la salute. Qualche stato infiammatorio di tanto in tanto vi disturba, nulla di grave, di cui preoccuparsi, ma fastidioso sì, evidente che avete bisogno di uno stacco e ora più che mai il sabato capita a fagiolo. Punto. Astro tarocco del giorno per Toro. 9 denari rovesciato. Il futuro non appare molto confortante, almeno come lo desiderate. Ci sono stati degli inganni e delle infedeltà in passato, potrebbe essere da parte del vostro partner o ex, da parte di un dipendente, da parte di un amico, di un collega. La vita si complica e le relazioni con gli altri appaiono più difficili da coltivare. Mancati incontri per i single, punto. Sentite il bisogno di tirare un bilancio della storia che state vivendo. Non rimandate questo importante momento, altrimenti perderete solo altro tempo. Una persona a voi cara oggi vi terrà in alta considerazione e ascolterà tutte le vostre ragioni, o quasi. Solo, visto che Giove vi è favorevole, voi continuate a lavorare su un progetto che avete iniziato e non distogliete la vostra attenzione da esso. Punto. Controlla le bollette scadute. Sistema i pagamenti arretrati. Occulto e astrologia ti attireranno particolarmente. Sogni profetici. Fai un po' di yoga. Una nuova fase si potrebbe aprire oggi nella vostra vita a patto di affrontare scelte decise e importanti di slancio e con generosità, che non significa però che dovrete farlo precipitosamente. Avete un buon margine di tempo. Punto. Il tuo senso di responsabilità verrà incrementato da incarichi di prestigio o di fiducia che ti verranno assegnati. Non fidarti di chi ti adula troppo. Attenzione a coltelli e agli oggetti appuntiti. Situazione complicata con il partner, evitate oggi ogni discussione. Per i single buone nuove e qualche nuova possibilità, anche se a concretizzare c'è tempo. Le parole oggi non saranno all'altezza delle emozioni, e dovreste capire che la vostra gelosia è assurda e infondata. Punto punto punto. La fiducia che riuscirete a recuperare vi metterà in condizioni di avere un miglior rapporto con la persona che amate. Potreste sentirvi insoddisfatti dalla vostra attuale situazione sentimentale. Non cercate rimedi in pericolose relazioni extraconoiugali o con persone impegnate se tenete alla vostra serenità. Oggi avrete un particolare piglio battagliero e saprete sostenere le vostre idee con la forza giusta e necessaria. Non trascurate di tenere in considerazione. I risultati non si faranno attendere, e anche a livello economico non mancheranno le soddisfazioni e i riconoscimenti. Inaspettatamente troverete una sorpresa che vi permetterà di pensare all'immediato futuro in un modo più positivo. Una vostra relazione sta andando proprio come volevate e questo vi elettrizza per tutto il giorno. Punto. Oggi riuscirete a capire perfettamente quello che le altre persone realmente vogliono, anche quando lo esprimono in modo vago, contorto e ambiguo. Cielo vivificato da ottimi transiti planetari, in particolare dalla Luna che occupa il vostro segno unendosi a ben due altri pianeti pronti a favorirvi, si tratta di Urano e di Marte. Punto. L'amore tornerà un po' più favorevole durante il pomeriggio, tuttavia per liberarsi di Venere in opposizione toccherà aspettare il 25 febbraio. Abbiate ancora un po' di pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro rendimento non sta migliorando. Perché non fermarsi un attimo per riflettere su dove state andando? Punto. Per il segno del Toro inizia un nuovo giorno all'insegna della stanchezza sia dal punto di vista lavorativo che amoroso. Sul lavoro ci saranno progressi nel breve termine ma in amore nessuna grossa novità all'orizzonte. Meglio cercare di vivere con ciò che si ha nel modo più sereno possibile. Punto.
Oggi 20 febbraio 2021 sarai piuttosto nervoso. Purtroppo non tutti i progetti che hai cominciato nelle ultime settimane hanno preso quota. In questi giorni ti stai impegnando molto, ma sei costretto a lavorare su qualcosa di nuovo e privo di garanzie per il futuro. Punto. Se non vi basta un codice morale, per sapere che alcune azioni sono sbagliate, e non andrebbero nemmeno pensate, allora cercate di ascoltare quelle persone che, talvolta, vanno un po' oltre le righe. Punto. Anche loro si fermeranno e non potrete avere più dubbi in merito. Desistete dal prendere decisioni poco umili, ma soprattutto, che potrebbero compromettere tutto il ben fatto fino a questo momento. Punto. Quanta energia vi tocca spendere di sabato per concludere la settimana lavorativa in tempo utile e senza ritardi da pareggiare nel weekend? Nervosi, anzi isterici con la Luna nel segno a braccetto con Marte e per di più in conflitto con Venere la Bella, che alta nel cielo vorrebbe essere la prima a dettare le regole, tutte rivolte all'estetica e al piacere. Plutone in trigono invece dà priorità agli studi e al lavoro, mentre dal pomeriggio il passaggio della Bianca Signora in seconda casa, i borsellino dell'oroscopo, vi ricorda l'impellenza di alcune spese, unita alla necessità di non scialacquare il vostro denaro in sciocchezze. Tuttavia se un amico, impersonato dal sole in sestile, vi chiederà aiuto, pur essendo molto oculati sul fronte finanziario, non avrete la forza di rifiutarglielo, altrimenti che razza di amicizia sarebbe? Punto. Amore ed Eros, il sentimento domina la scena o almeno vorrebbe farlo, perché al cuore voi tenete parecchio, al punto da diventare gelosi e possessivi in modo insopportabile. Questo è il vero problema della giornata, avete tanta tenerezza da dare, ma agitati da brutti pensieri e da sospetti fuori luogo, col partner anziché fare l'amore anche oggi finite col litigarci. Più facili e serene le amicizie sostenute da principi e ideali condivisi, di una persona amica vi fidate al punto da concederle un prestito anche piuttosto ingente, senza domandarle gli interessi. Altro che segno attaccato al denaro. In parte è vero, ma molto dipende da come lo si chiede. Punto. Sarai sostenuto dalle stelle nei tuoi approcci amorosi in questa giornata, per questo potrai contare sul magnetismo del tuo fascino che ti consentirà di conquistare la preda ambita. Ti aspetta una notte di sesso perché hai la complicità di un partner altrettanto compiacente. Punto. Non vi tirate indietro posti al cospetto della legge del desiderio cui piacevolmente dovete sottostare quest'oggi. Plutone è il vostro alleato e vi infonde una notevole energia, non solo di tipo erotico, sessuale, ma anche mentale, per non lasciarvi sfuggire nessuna buona occasione, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 14 del mese di maggio. Punto. Lavoro e denaro, benone gli studi e gli affari gestiti da lontano attraverso la rete, attenti però a non rivelarvi impulsivi, la vostra fretta mette all'interlocutore la pulce nell'orecchio. Che cosa ci sarà dietro tutta questa urgenza? In realtà nulla, solo la vostra tensione e la preoccupazione per i continui cambiamenti che avvengono nel mondo, non solo sanitari ma anche, di riflesso, anche sociali ed economici. Punto. Voglia di acquisti voluttuari, sensibili come siete alla bellezza e all'armonia, sognate un restyling di casa, approfittando magari dell'eco bonus, ma qui a decidere non sarà solo la vostra volontà, bensì quella dell'assemblea condominiale a cui siete già invitati per dire la vostra adesione entusiastica alla proposta, ma attenti alle clausole, non vorrete sborsare anche per chi si rifiuta di pagare o non se lo può permettere. In questo caso la risposta sarà comunque sì, ma solo con l'intervento di una buona assicurazione. Punto. Dovrai fare un'azione di forza nei confronti di un superiore che finge di non accorgersi dell'attuale situazione che infastidisce parecchie persone nel tuo lavoro. Se lavori in team, i rapporti con i collaboratori saranno un po' difficili, qualcuno si comporterà in maniera scorretta nei tuoi confronti e rimarrai amareggiato. Punto. C'è una partita avvincente se avete scelto di abbracciare una libera professione, in cui provare il vostro acume e la tattica di gioco sui tempi lunghi. La scintilla del genio ve la regala oggi il fortunato team celeste dato dalla coabitazione tra Sole e Nettuno nei fantasiosi pesci. Punto.
Il vostro beneducato Fireplay vi proibisce di fare l'assopigliatutto e vi offre l'occasione per aiutare chi stimate e chi vi vuol bene nel vostro clan di lavoro. Del resto siete consapevoli che uomo senza amici è castello senza mura, per cui vi sapete creare fidate alleanze con la perspicacia di cui andate fieri. Punto. Benessere, nervosissimi ed esposti a stati infiammatori, soprattutto in mattinata, con possibilità anche di pruriti ed eritemi cutanei. Migliore il pomeriggio, ma attenti a quel che mettete nel piatto. Se avete intolleranze seguite scrupolosamente la lista degli alimenti concessi. Prudenza anche in moto o in bici. Se vi distraete pensando all'amore rischiate capitomboli e non è proprio questo il momento di finire al pronto soccorso, dunque state in guardia. Punto. Ora che il sole non è più contro, la vostra forma fisica è discretamente sostenuta dai transiti celesti. Dovrete trovare anche il modo per pensare a voi stessi e per occuparvi del vostro fisico. Mercoledì cominciate una dieta che comprenda anche qualche tavoletta di guaranà. Punto. Per lei, aggressive con l'amato bene non è da voi, probabilmente col suo atteggiamento ha toccato una corda segreta, quella della gelosia, che non volete ammettere, ma vi divora. Punto. Per lui, voglia di neve e di sci, ma per il momento non se ne fa ancora nulla. Fatevene una ragione, in ogni caso la montagna non scappa. Punto. Colore delle emozioni, rosso ciliegia. Punto. Barometro dell'umore, sereno. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 6. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.